l'assessore Sara Cumaro in rappresentanza del sindaco Nardella, la presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana Cristina Giachi, già vice sindaca. Chiamerei il generale Panizzi, che è comandante generale Corpo d'Armata, comandante dell'Istituto Geografico Militare, Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio, e la presidente Giuffrida dell'Istituto degli Innocenti. E poi non c'entra più nessuno. Sì, c'entra. Don Matteo Gallone, e poi ci dà la benedizione. Lui c'è sempre, Don Matteo, eccolo. Allora, dov'è il console? Eccolo. Io pregherei, scusate un attimo l'attenzione, pregherei la nostra amica, la soprano Letizia Dei, di dare inizio agli inni nazionali americano e italiano. Di Villa Medici e dell'Aris Bar di allargare questa stanza, perché altrimenti... Guarda se si è acceso.
Ma non funziona. Ora ha ripreso. Ecco, no, dicevo, dovremmo dire ai patron e ai vecchi dell'Aris Bar e Villa Medici di allargare, perché siamo talmente tanti che rischiamo di scoppiare. Però sono veramente felice e orgoglioso della vostra partecipazione. Noi da qualche anno ormai abbiamo preso l'abitudine, dopo il Covid, di non fare gli auguri a dicembre dell'associazione per evitare doppioni, triploni, come sempre succede, ma di farlo all'inizio dell'anno. Ed è il motivo per cui siamo qui. Quando si fanno le iniziative all'inizio dell'anno, si fa un bilancio dello scorso, dell'anno passato, ma ve lo risparmio, ma si fa anche dei proponimenti, dei propositi per il nuovo anno. E i propositi per il nuovo anno dell'associazione sono, come sempre, ambiziosi, perché l'obiettivo è di fare e di contribuire, insieme ad Andrea Davis, alla parte americana che poi interverrà, sono quelli di portare avanti le iniziative classiche, e quindi il Memorial Day, l'Independence Day, il Thanksgiving, ma quest'anno avremo anche la National Night, perché ci saranno anche le elezioni. Non ci sono solo le elezioni a Firenze e in molte altre città e in molte regioni d'Italia, ci sono anche le elezioni in America, e sono anche particolarmente complicate e accese, come tutte le elezioni del resto. Quindi dobbiamo capire, e saremo anche lì a cercare di portare il nostro contributo in termini di ascolto e in termini di diffusione di notizie. Poi abbiamo tante altre cose in ponte. C'è l'amico Marco Gianni, con cui abbiamo l'anno scorso organizzato anche il convegno sul Made in Italy, e abbiamo intenzione di portarlo avanti. Poco prima Andrea e io siamo stati intervistati dall'ICN, che è la radio degli italiani in America, e abbiamo fatto il proposito di poter esportare questa iniziativa, avuto successo sul Made in Italy, anche oltreoceano, anche in America. Quindi le iniziative sono tante, sono sicuro che ci conforterete, come oggi, come nel passato e sicuramente anche nel futuro, con la vostra presenza e la vostra partecipazione. Avere insieme a noi le istituzioni, avere tanti amici, tra l'altro, che vedo con i fari, vedo anche poco, ma l'amico Michelini della Filippo Mazzei, ci sono dei consoli, ci sono tanti amici che via poi intravedo e che non ho chiamato, ma che sono tutti nel mio cuore, tutti presenti di questa sera sono nel nostro cuore. Quindi grazie ancora per la partecipazione, non voglio aggiungere altro, do la parola ad Andrea per un saluto, e poi dovrebbe parlare il console di Curva, vorrei pregarlo, siccome l'assessore Funano, che rappresenta il sindaco, no, possiamo seguire, allora seguiamo la scaletta. Allora Andrea Davis, poi il console, poi il rappresentante della console generale Ballard, e poi l'assessore Funano. Maurizio è meglio di me, così scusatemi, perché ero dal giorno, dovrebbe sapere da fuori. Io voglio veramente ringraziare anche tutti voi per essere qui con noi per celebrare l'inizio del 2024, di un altro anno di iniziative e di attività. Voglio ringraziare i nostri... Mi date un altro microfono, perché questo ora va. Vorrei ringraziare i nostri due componenti, che sono Daniela Pava, che è console in carico degli Stati Uniti, e Eugenio Gianni, governatore della regione Toscana, insieme ovviamente al sindaco Modella e alla vice sindaca, per tutto l'appoggio che ci danno durante l'anno alle nostre attività. Lo scopo e la missione della Tuscan American Association è molto semplice, è quello di creare ponti di amicizia tra la Toscana e fra gli Stati Uniti d'America. Noi facciamo questo con le nostre iniziative, come ha detto Maurizio, vorrei velocemente solo dire alcune delle nostre iniziative importanti che abbiamo partecipato e organizzato in 2023, perché noi andiamo dalle eventi culturali come
ad esempio patrocinio alla mostra Sala d'Arte di Lolita Savage, artista americana, alla mostra nello studio di Vito Ava, che poi è in Palazzo Selega Turco, che era nel 1865 è stato sede della prima consolato americano, la mostra Americans in Florence. Noi abbiamo sponsorizzato il nostro primo concorso fotografico con una giuria, con Leonardo Capamec, che è qui, che è anche consigliere, con Robby Shackelford, che hanno organizzato come un modo di avvicinarsi anche ai studenti americani che sono qui in Toscana, e i risultati erano incredibili, perché è stato ottenuto nell'aula magna dell'Università di Firenze. Ma se qualcuno pensava di vedere dei selfie su Ponte Vecchio, c'era una grande sorpresa, perché la qualità e il livello qualitativo era eccezionale. E adesso organizzeremo un evento, un'asta, qualcosa con i proventi che ognuno ha donato, una stampa dalla foto, e noi faremo con i proventi al Comitato Fiorentino della Croce Rossa Italiana, di cui il presidente Lorenzo Andreoni è qui, noi ringraziamo come amico dell'associazione. Noi, il nostro evento istituzionale più importante è stato con la presenza presieduta da Sara Funaro, proprio il premio, the Tuscan American Award, che è stato nel Salone del 500 di Palazzo Vecchio, dove noi ogni anno diamo un premio per onorare un italiano e un americano che hanno fatto qualcosa veramente di eccezionale per creare questi ponti. Noi quest'anno c'è stato la premiata italiana, è stata Chiara Tilesi, che è cinematografica e anche videografa, perché lei ha fatto videografia della canzone originale del suo film Applause, che è proprio candidato per the nomination for the Academy Award. La parte italiana era per the Derby Military Community a Pisa, per tutto il lavoro di service che fanno. E poi c'era un premio speciale per il fotogiornalista James Heyman, che si trovava qui per una mostra. Proprio lui è non solo un fotogiornalista, e tutti lo conoscono perché lui è produttore e direttore di tanti film americani, però per il suo lavoro, premio è stato per il suo lavoro umanitario. Poi la nostra associazione ha The Professional Women's Committee, che è un componente importante, che veramente Cristina Giacchi c'è dall'inizio di questa iniziativa quasi 20 anni fa, che crea un forum dove professionisti, imprenditrici e artisti di alto livello, donne italiane, hanno l'opportunità di conoscere le controparti. Più recentemente, cioè la settimana scorsa, abbiamo organizzato una visita privata al mostro su Artemisia Gentileschi nel museo di Buonarroti, di casa Buonarroti, con Elizabeth Witts, che è per caso americana e che ha avuto l'onore come restauratrice di restaurare le foto importanti di Artemisia. Come associazioni abbiamo sponsorizzato e partecipato nell'iniziativa di Viva Vittoria, dove le donne per un anno e mezzo locale hanno fatto a maglia uccidendo delle quadrette, poi usciti in trapunti che sono stati venduti con i proventi che vanno a 3 associazioni qui a Firenze, che aiutano le donne e i loro bambini a scappare da situazioni di abuso e che sono attivi nel settore contro la violenza contro le donne, molto importante. Poi tanti altri convegni, ovviamente Maurizio ha nominato la nostra tradizionale, la cena di Thanksgiving, tutti questi, la bellissima evento del 4 di luglio, che è aperto per volontà del consolato americano a tutto il pubblico. L'abbiamo fatto con l'assistenza veramente del Florence Dance Festival, che ci ha regalato un balletto con dei musicisti e con suonati dalla nota con la cieca, che tutti conoscono, con una sfilata di moda, e abbiamo fatto la festa del 4 di luglio. Così quest'anno noi abbiamo tante altre iniziative. Vorrei indicare Robby Shackelford, che è consigliere dell'associazione, perché chi è interessato di assistere con l'organizzare sia Election Night che 4 di luglio può
rivolgersi direttamente a me. Io vorrei solo dire grazie, e l'ultima cosa vorrei solo leggere, perché io vorrei ringraziare pubblicamente anche i nostri consiglieri Paolo Cipriani, Fabio Romani e suo segretario Leonardo Caponetti, Simona Pari, Stefano Sacchetti, Robby Schaffer e Tessi Belli. The purpose of our association is to enhance friendly relations between Tuscany and the United States of America. It's with this spirit of friendship that we look to the future and hope to grow as an association with the ideas and participation of all of our members. So wishing you all a wonderful 2024. Passo la parola al consigliere Gianni Mure. Nel frattempo saluto, mi perdonino quelli che non vedo, l'architetto, il grande architetto Tiziano Lera, il presidente onorario dei Babbi Natale Roberto Giacinti, e poi Andreone, che è stato già citato, i nostri amici del direttivo lo stesso, quindi insomma mi scusino gli altri. Gianni, a te la parola. Grazie mille, grazie per la comunità. Voi. Sono felice di essere qui, ma purtroppo ho bisogno di continuare in inglese perché sono andati qui in Italia da come 4 mesi e sono ancora imparando l'italiano. Quindi Consul General Ballard was very disappointed that she was unable to be here, so thank you so much for letting me come in her place. We're very grateful for the relationship that we have with the Tuscan American Association, for all that you do. It's a very important relationship, and we value that. We have a lot in common, and a lot of our goals and our purposes that we work for at the consulate, you're also out there working for those very same purposes. So thank you. Thank you for all you do. And also, we look forward to a very full and interesting year this year, as Italy hosts the G7, as we have national elections and regional elections between the United States and here in Italy. So we value that commitment to shared democracy. And we also look forward to the Tour of France, which is going to be here in Florence. So a lot of exciting things happening. It's a great time to be here. Thank you so much. Happy New Year. Grazie Gianni, grazie anche alla console Daniela Ballard, e a questo punto darei la parola in rappresentanza del sindaco di Firenze all'assessore Sara Funaro, assessore al sociale del Comune di Firenze, già conosciuta, e tra l'altro non è un segreto, quindi si può dire, perché è candidata anche a sindaco di Firenze, quindi a lei la parola. Grazie Maurizio, buonasera. Il microfono, provo a avvicinare un po' di più. Buonasera a tutte e a tutti. Intanto un grazie a Maurizio, a Dennis e a tutti loro per una cosa in maniera particolare, perché aver preso questa decisione di posticipare il festeggiamento a gennaio è una decisione che io non solo apprezzo moltissimo, ma che dà la possibilità di incontrarsi senza stare nelle corse dei tappetti e poter apprezzare questo momento in tutta la sua pienezza. È stata una scelta lungimirante, e una scelta che dà la possibilità di dare anche il giusto risalto a una realtà che sul territorio da tanti anni porta avanti quello che è il valore dell'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, quello che è il valore degli scambi culturali, quello che è il valore anche degli scambi da un punto di vista di ricerca e di studenti che vengono sul nostro territorio, di cui troppo spesso se ne parla per quelle che sono le problematiche, invece io penso sia opportuno parlarne in termini di scambio, confronto e risorse. Questo l'associazione lo fa sempre in maniera molto attenta, un'associazione che dà anche attenzione alle varie realtà imprenditoriali, l'abbiamo visto durante il premio a Palazzo Vecchio, tra l'altro premio che, se non ricordo male, con Cristina ha avuto un corso importante, e oltretutto queste sono serate in cui si ritrovano tante persone, tanti cittadini, tanti rappresentanti di realtà importanti del nostro territorio,
è un momento per fare una, non solo discutere, non solo confrontarsi e salutarsi, ma anche valorizzare la rete straordinaria, la comunità che sul nostro territorio sta crescendo sempre di più. Ne approfitto per salutare ufficialmente, perché è la prima volta che ci incontriamo, il console, e dargli il benvenuto nella nostra città. È il momento per farsi di nuovo gli auguri di fine anno e di Natale, visto che questo è il momento dopo Natale, e gli auguri per questo anno, che è un anno importante per la nostra città, è un anno importante per gli Stati Uniti, è un anno nel quale cercheremo, siete morto, sul finale, prima è il momento, abbiamo già cambiato il microfono, ma c'è un problema di microfoni. Quest'anno è un anno estremamente delicato per tanti territori, un anno delicato per il territorio del Comune di Firenze, per altre città della Toscana, per gli Stati Uniti, dove ci sono elezioni. Prima si stava dicendo, le elezioni negli Stati Uniti sono più complicate. Io penso che è più complicata del Comune di Firenze, non c'è nessuno. Noi siamo pronti ad andare avanti con il sorriso, con la voglia e con la determinazione, e buon anno di cuore a tutti, grazie. Grazie, grazie di cuore Sara. Allora, prima di dare la parola per la regione a Cristina Giachi, che è di casa con noi perché è stata vice sindaca e ora presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, vorrei salutare Bernardo e Vittoria Gondi, che vedo perché ogni tanto intravedo degli amici e poi che abbiamo visto, più o meno poi mi ricorderò di qualcuno come Sospinelli, insomma, vi saluto tutti, vi abbraccio tutti. E allora Cristina, a te la parola, poi devo dire qualcosa di Paola e di Gabriella, ma questo lo dico dopo l'intervento di Cristina. Grazie Maurizio, buonasera, bentrovati, è una piacevolissima abitudine trovarsi anche in questo tempo posticipato. Io devo dire, per me gennaio è sempre una coda dell'anno precedente, in cui si lasciano pian piano andare sia le cose belle sia le cose meno belle accadute durante l'anno, e si dà un po' di concretezza a quei sogni, a quei propositi che sempre si affacciano intorno al 31 dicembre e poi facilmente sfumano. Una cosa dobbiamo però ricordarci, che qui siamo noi a festeggiare un'amicizia, è vero, ma anche un carattere della nostra città, perché la presenza del popolo americano a Firenze è ormai un aspetto del nostro profilo culturale, è un'amicizia che è data da tanti anni, è una presenza che è una consuetudine ed è un profilo, una presenza stabile del nostro profilo culturale, ed è la ragione anche di crescere insieme nei rapporti, nell'accoglienza e anche nel guardare al resto del mondo, perché bene o male queste due grandi culture hanno fatto la cultura occidentale. Io sono onorata di rappresentare la regione, di portarvi gli auguri e il saluto del presidente, i miei personali, e dire che lavorando sui progetti culturali, come anche voi sapete fare, noi possiamo non soltanto offrire tanti bei momenti ai nostri concittadini, ma soprattutto costruire un'aria migliore da respirare. Io dico sempre che la cultura è come l'aria, non serve solo a qualcuno, serve a tutti, anche a chi non ci pensa, e la cultura è proprio così, l'offerta culturale è questo, rende migliore la vita di tutta la cittadinanza, anche di chi non è addetto ai lavori, di chi non va a teatro, ma è bene che ci siano più spettacoli, è bene che ci sia più offerta culturale, è bene che ci sia anche produzione culturale. Per questo vi ringrazio per tutto il lavoro che fate nel sostenere la creatività e l'impegno di tanti fiorentini, di tanti americani, anche giovani che sono qua con le mostre, con le iniziative, con le università. Lo diceva bene Sara, le università americane troppo spesso vengono ricordate solo per qualche fattore di disturbo che i ragazzi giovani nelle città provocano. In realtà, forse non tutti voi lo saprete, vi immagino, ma i ragazzi americani hanno un senso del servizio alla cittadinanza molto spiccato, sono impegnati in tanti progetti sociali e danno tantissimo alla nostra città, e la gran parte di loro passa molto tempo a studiare ed arricchirsi della presenza di Firenze. È chiaro che poi qualcuno fa anche festa e a volte lo fa in modo un po' smodato, ma non sono assolutamente la maggioranza, perché sono moltissimi e sono, la gran parte di loro sono bravissimi e molto impegnati. Io li ringrazio per il lavoro che fanno nelle università americane.
24, vi auguro solo buon anno e dico che sarà tanto importante quello che diceva Sara prima, che le elezioni americane sono difficili, ma non ci sono i fiorentini. Sappiamo che abbiamo a che fare. Pensiamo a Firenze, brava Cristina, grazie. A proposito del contributo, intanto mi ha fatto un ritorno, il contributo delle università americane e Robert Shackford, che è del nostro direttivo, ma è direttore dell'Arte, anche se insomma è vicino ad andare con la valigia, però anzi l'avremo ancora di più con noi impegnato per i prossimi eventi. Avevo visto Elisabetta, l'artista Elisabetta Rogai, che vedo con un occhio, l'altro è accecato dal lume, e quindi ecco, a questo punto devo dire la festa continua, perché c'è una sorpresa e volevo in fondo ringraziare, perché noi abbiamo tante amiche e tanti amici che ci, basta vedere questo posto, questo luogo, che ci seguono, ma abbiamo in particolare Paola Cecchi, Don Matteo, poi Don Matteo ci benedisce, alla fine ne abbiamo bisogno, ma prima della benedizione di Don Matteo e prima di riprendere le danze, nel senso si dice così, di riprendere l'attività, volevo salutare e ringraziare Paola Cecchi, perché della Maison Giulia Carla Cecchi, perché Paola non solo è un'amica, ma è vicina a noi e tra l'altro ci offre sempre delle pillole di moda e di sfilate e di mini sfilate, che però sono dei gioielli. E a proposito di gioielli, siccome le pillole di moda e basta non erano sufficienti, abbiamo unito anche i gioielli della gioielleria Grassi e di Gabriella Mugnaini, che da qualche parte ci deve essere e che comunque ringrazio anche lei. Quindi grazie ancora Don Matteo, dacci una benedizione, di cui abbiamo tutti bisogno, candidati e non candidati, e poi voglio dire riprendiamo la stasera. Allora ringrazio Maurizio, l'amico Maurizio e tanti amici che ci hanno invitato. Ho già salutato tanti amici e vi do la benedizione e vi dico solo che il 6 febbraio tornerò a Kinshasa, perché con l'aiuto di molti di voi, non solo a Firenze, che vi invito a vedere, abbiamo accolto altri minori bisognosi, ragazzi minori che vengono con i barconi, abbiamo allargato la casa, universitari, ma a Kinshasa siamo arrivati a 1087 ragazzi che vivono nella scuola e hanno un futuro, e voi ci avete aiutati. Come diceva Maurizio, io sono felice di vedere anche gli amici, scusate, delle forze armate, perché uno dei miei ragazzi è il primo che mi ha stretto la mano il presidente Mattarella, perché è stato il primo ragazzino di colore che è entrato nella Guardia di Finanza, e quando io sono andato al giuramento il generale di Corpo d'Armata mi ha conosciuto, ha detto: padre, guardi che io la bandiera italiana l'ha fatta portare a questo ragazzino di colore, ma non perché io voglio fare rivoluzione, ma perché è il migliore. Cioè, se noi diamo spazio a questi ragazzi, l'altra ragazzina che abbiamo seguito adesso lavora alla Comunità Europea dell'abilitazione. Cioè, noi vogliamo dare la possibilità a tutti, e io lo dico e do la benedizione, finisco poi. Quello che noi abbiamo avuto, lo sapete, le mie origini, mio padre in cielo che ci guarda, che era ministro pubblica istruzione, ha fondato la Democrazia Cristiana, noi abbiamo avuto, io e tutti noi, se siamo qui questa sera, a cominciare da chi speriamo che diventi sindaco e tutti gli altri, abbiamo avuto tanto dalla vita, se no non saremo qui stasera, giusto? Allora cerchiamo di dare le opportunità a ragazzini che non hanno niente ma hanno le capacità di realizzarlo. Io do la benedizione a voi, perché facendo del bene si sta bene, aiutando i più bisognosi miglioriamo il territorio, caro futuro sindaco, no? Che se noi aiutiamo la gente povera, gli immigrati, siamo meglio tutti, perché quando
Maurizio e gli altri, incontrate i miei ragazzi africani, li abbracciate e state bene, non vi dovete difendere con il mio bel portafoglio, con il mio è così, dobbiamo creare questo rapporto. Allora vi do la benedizione, sono molto contento quando posso di essere con voi. Facendo del bene si sta bene, perché noi abbiamo una parte di noi, un 10%, che vuole fare del bene. Poi è chiaro, ognuno si realizza nella politica, nell'economia, nell'amministrazione, ma se non facciamo del bene siamo finiti, perché la parte migliore, sia che siamo cristiani, non cristiani, musulmani, siamo stati creati con un atto di amore. Quando facciamo gesti di amore siamo bene. Quindi vi do la benedizione. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questa iniziativa, e che il 2024 sia anche un anno di amore, di pace, di fratellanza e di solidarietà. Bravo, grazie. Grazie Don Matteo.